Nonostante questo, sentirete la mia voce attraverso un microfono, e quindi da un punto di vista della scienza dello spirito voi in realtà sentirete la voce del microfono. Dicevo che questa conferenza arriva da lontano, l'argomento di questa conferenza, per quanto mi riguarda biograficamente. La mia formazione è una formazione scientifica, naturalistica. Io ricordo che prima ancora di andare a scuola, quindi non sono andato all'asilo, però ricordo che era intorno ai 4-5 anni, io avevo chiesto a mia madre che cosa servisse per poter studiare i dinosauri. E mia madre mi comprò un volume di quegli anni, erano gli anni 80, del National Geographic, che era uscito proprio in quel periodo, in cui io avevo posto questa domanda, appositamente su tutta la carriera del paleontologo, di cosa sarebbe dovuto fare per diventare paleontologo. E io ho imparato questa parola all'epoca, e da lì mi è rimasta impressa. Io quindi ho deciso, prima ancora di andare alle elementari, che avrei fatto scienze naturali. E quindi, di conseguenza, ho fatto un liceo che peraltro era scientifico, ma biologico, ecologico, e successivamente mi sono iscritto effettivamente a scienze naturali. E ho fatto poi, successivamente, degli studi di biologia evoluzionistica e di paleontologia, effettivamente. E ho anche descritto una specie fossile. Quindi il mio obiettivo apparentemente era quello. Ma quando sono arrivato a Scienze Naturali a Genova, all'Università di Genova, nel momento in cui io ho deciso quale sarebbe stata la mia tesi per la triennale, sono venuto in contatto con una persona. Mi è stata presentata una persona che era l'unica che avrebbe potuto aiutarmi in questa conferenza oggi. La tesi era su Ernst Haeckel. Ernst Haeckel è stato un famoso biologo evoluzionista che ha sviluppato alcuni temi portati inizialmente da Charles Darwin nell'Origine delle Specie. Ma la formazione di Ernst Haeckel era quella dell'idealismo tedesco. Quindi fondamentalmente non aveva un approccio empirista come quello di Darwin, aveva un approccio idealista, dell'idealismo filosofico, intendo. E attraverso questa compenetrazione dell'idea dell'evoluzione data da Darwin con l'idealismo tedesco, arrivò a questa idea, a questa cosiddetta teoria della ricapitolazione. La teoria della ricapitolazione prevede che nello sviluppo di una specie, quindi nell'embriologia di una specie vivente, vengono brevemente ripetuti gli stadi evolutivi di tutto quel lignaggio, di tutta quella specie, fino al momento della formazione e della fine dell'embriologia, quindi dell'essere stesso, del membro di quella specie. Quindi se noi guardiamo, per esempio, nello sviluppo di un mammifero, noi vediamo che nel suo sviluppo embrionale ci sono degli stadi, vengono ripercorsi gli stadi brevemente, che ricordano il fatto che i suoi antichi antenati non erano mammiferi. Quindi saranno stati degli organismi unicellulari prima, poi pluricellulari coloniali, poi saranno stati più simili agli animali più semplici, come le spugne. Poi successivamente qualche cosa che rassomiglia di più ai primi vertebrati, agli anfibi, ai rettili, per poi arrivare effettivamente alla forma che è data di quel mammifero una volta che nasce. Quindi in realtà, nella teoria della ricapitolazione, vi è in se stessa l'idea che
Tutti i regni precedenti della natura, i regni viventi e le specie viventi sono in qualche modo legate tra loro e continuamente questo legame, nel momento in cui si arriva in un'incarnazione, quindi si nasce sulla Terra, a livello anche dell'organismo fisico questo viene espresso. E questo professore, che mi viene presentato, il cui nome è Michele Sarà, era antroposofo ed era fiduciario del gruppo di studio San Giorgio di Genova. Nel momento in cui io arrivai e lo conobbi la prima volta, gli menzionai il fatto che questa teoria della ricapitolazione era stata presa anche da un certo Rudolf Steiner e espansa in altre direzioni che non erano solamente quelle che Haeckel aveva intrapreso all'inizio. E in quel momento, quando io pronunciai quel nome, Michele si illuminò e mi disse: allora, se tu vuoi conoscere di più di tutto questo, il mercoledì sera vieni a Palazzo Ducale, alla sala di conversazioni scientifiche, verso le 5, e ne saprai di più. E io da quel momento ho cominciato approcciarmi all'antroposofia. Da un punto di vista delle scienze naturali, per scoprire che Steiner stesso afferma che il modo più consono alla nostra attuale evoluzione della coscienza per affrontare, per cominciare lo studio della scienza dello spirito è la scienza naturale, che portata alle sue estreme conseguenze, portata allo sviluppo di tutto il suo pensiero, giunge a un limite. Un limite di conoscenza. In questo limite di conoscenza è possibile anche un superamento, come prima è stato ricordato da Fernando. E questo superamento sta nel riconoscere che non solo esiste un nesso da un punto di vista fisico, quindi tra gli animali, vegetali, minerali e l'uomo, ma esiste un nesso anche nello stato di coscienza. E andremo a vedere come. E da lì è cominciato il mio studio dell'antroposofia contemporaneamente delle scienze naturali e, diciamo, il resto è storia biografica. Quindi, di conseguenza, questa conferenza di oggi, che parla appunto dei regni della natura, del loro rapporto con l'uomo, nel senso della scienza dello spirito, mi è particolarmente cara. Quello che dal punto di vista della scienza dello spirito noi possiamo fare per colmare questo apparente vuoto che sta tra la scienza naturale e la scienza dello spirito, e quindi che indaga principalmente a partire dagli stati di coscienza e non tanto invece dal punto di vista fisico, che è considerato una conseguenza degli stati di coscienza, è un particolare approccio scientifico, fenomenologico. Si chiama scienza goetheana, ovvero è l'approccio fenomenologico, descrittivo, scientifico del grande scrittore e filosofo e artista e scienziato Goethe. Goethe è stato un precursore della teoria dell'evoluzione. Ha proposto, infatti, soprattutto per le sue osservazioni nell'ambito vegetale, la teoria delle metamorfosi, ovvero che le parti differenziate di un organismo vivente, in particolare delle piante, fossero riconducibili ad un unico archetipo che, differenziandosi, da quella specifica forma. Quindi è qualcosa di molto, molto vicino a quello che Ernst Haeckel, che era già stato preparato da precedenti naturalisti idealisti tedeschi, come von Baer, specifica della teoria della ricapitolazione. Quindi Goethe dirà: nel momento in cui da una forma generale si arriva ad una specifica, noi possiamo risalire alla forma
generale, quindi più vicino all'archetipo, seguendo a ritroso questa sequenza di sviluppo. Quindi se noi osserviamo come una foglia fuoriesce, germoglia e si sviluppa poi nella sua forma finale, perché le foglie non nascono chiaramente, nascono come foglie embrionali e poi assumono delle foglie giovanili e poi delle foglie adulte, quindi anche loro cambiano forma, anche lo stesso organo. Andando a ritroso è possibile avvicinarsi all'archetipo stesso della foglia e addirittura anche quelle che noi non chiamiamo foglie, per esempio i petali di un fiore o addirittura i tessuti che costituiscono un frutto sono in realtà, seguendo questo processo goetiano di osservazione del fenomeno nel tempo a ritroso, una foglia. E quindi Goethe arriva a dire la pianta archetipale da cui tutte le altre piante derivano e da cui tutti gli organi di una singola pianta derivano è una foglia. Ovvero questo elemento, che inizialmente è un elemento funzionale, in qualche modo anche semplice, essenziale, è come se fosse un'unità fondamentale del funzionamento organico della pianta, della fotosintesi, per esempio, è l'essenza, l'archetipo della pianta stessa. Questa tipologia di osservazione, che Goethe estenderà anche, per esempio, alla teoria dei colori, che si contrapporrà a quella newtoniana. Newton sostanzialmente fa delle osservazioni in cui l'osservatore viene meno. Cioè gli esperimenti newtoniani hanno come caratteristica quella che è la tendenza in realtà di tutta una certa scienza positivista, che l'osservatore debba essere, deve passare in secondo piano. Cioè l'elemento umano, detto in altre parole, viene in qualche modo sottratto, e tanto più è sottratto, tanto più è possibile osservare il fenomeno in sé. Goethe fa esattamente il contrario, cioè dice: se io sottraggo l'elemento umano, l'elemento osservatore, io sto eliminando di fatto l'essere dell'esperimento, perché non sarà più un esperimento, non sarà più un'interazione tra l'essere dell'osservatore e l'essere del fenomeno che stiamo osservando. Non ci sarà affatto un'interazione. E quindi quello che è possibile per l'osservatore scoprire viene meno. Nella teoria dei colori di Goethe, per esempio, sono importanti le complementarietà dei colori. Quindi quando noi osserviamo un colore come il verde, noi, chiudendo gli occhi, avendo impresso la retina con quel colore verde, avendolo in un certo senso interiorizzato organicamente, nei coni e bastoncelli, quindi a livello proprio organico, noi abbiamo come controimmagine, come complementare, il colore rosso. E così il giallo col viola, o l'arancione e il blu. Quindi dice, in realtà, Goethe, il blu richiama il suo colore complementare. Ma io come faccio a sapere che il colore complementare del blu è l'arancione se io sottraggo all'osservatore? Dov'è l'altra parte del blu se io tolgo l'uomo? O del verde, o del rosa, di qualsiasi colore. Questo è un nesso di coscienza che esiste tra la natura e l'uomo. Quindi Steiner diceva, se noi riusciamo a inserire questo elemento di osservazione fenomenologica, quindi basandoci sul fenomeno che unisce l'uomo con la natura, con l'osservazione della natura, noi possiamo fare un passo oltre questo abisso, questo limite della conoscenza che separa la scienza naturale dalla scienza dello spirito. Ovvero, da una scienza dei corpi a una scienza degli stati di coscienza. Detto in un altro modo. E quindi nel caso dei regni della natura noi possiamo fare tantissime osservazioni,
il regno simile al regno umano, quindi più simile all'uomo, è quell'animale. Questa somiglianza è talmente evidente che la parola stessa, animale, indica qualcosa di molto importante. Cosa vuol dire animale? Noi ce lo dimentichiamo. Animale vuol dire un essere dell'anima. Quell'elemento animico dell'anima che le religioni mondiali attribuiscono all'uomo, ma non solo all'uomo. Nell'antichità, l'essere che rappresentava esteriormente all'uomo, l'anima dell'uomo, è l'animale. Ed è per questo che noi possiamo dire, per esempio, furbo come una volpe, o fedele come un cane, o furbo come un gatto. Ovvero gli animali rappresentano esteriormente all'uomo delle qualità dell'anima umana. E di conseguenza l'animale viene ad essere una sorta di portale per l'anima, per l'accesso all'anima dell'uomo. Questo, per esempio, è stato indagato in modo anche terapeutico, per esempio nella pet therapy. Per quale motivo la pet therapy funziona e il rapporto con l'animale è terapeutico? Perché l'animale corrisponde a delle parti dell'anima, se vogliamo dirla in modo più psicologico, della psiche, dell'essere umano. E le attiva, le dinamizza, le rende fluide. Perché, a differenza dell'uomo, che può uccidere il suo stesso elemento animico attraverso un eccesso, per esempio, di pensiero, di un pensiero che uccide l'anima, non tutto il pensiero lo fa, ma molti dei nostri pensieri sono pensieri mortiferi. Quello che accade è che l'animale bypassa, non passa per l'elemento del pensiero, passa direttamente nell'elemento del sentimento, dove l'anima intesse, dove l'anima vive. E quindi chi ha effettivamente problematiche di tipo psichico, anche molto gravi, viene immediatamente toccato nell'elemento animico senza passare per l'elemento del pensiero. Questa mobilità dell'anima, dell'animale, che è quindi anche quella dell'uomo, l'anima ha le ali, questo nel platonismo. Cosa accade? Che si esteriorizza addirittura. L'uomo, come gli animali, possiede il movimento. Quindi esiste un movimento interiore dell'anima ed esiste un movimento esteriore del corpo. E questo rende gli animali e gli uomini come fratelli. C'è un riconoscimento quasi immediato. Che noi a volte dimentichiamo, perché noi veniamo fondamentalmente da un passato di una cultura positivista molto forte, cartesiana, che prevedeva essenzialmente che l'animale, paradossalmente al suo nome, non possedesse un'anima, ma fosse sostanzialmente una macchina mossa da degli istinti automatici. Che in una certa misura è anche così, ma non è tanto diverso che per l'uomo, quell'aspetto. Ma non c'è solo quello. È chiaro che se non avessimo certi istinti, come alcuni animali, molte volte noi saremmo portati alla morte senza neanche accorgercene. Per esempio, se noi perdessimo l'istinto alla respirazione, che cosa accadrebbe? Ma questo fatto non impedisce che esista qualcosa di superiore all'istinto, che è questo elemento animico. L'istinto, infatti, ci accomuna un altro, se vogliamo, un istinto che viene chiamato in altro ambito, quindi istinto viene usato soprattutto in ambito zoologico,
ma in ambito botanico si chiama tropismo, cioè un avvicinarsi spontaneo, un allontanarsi spontaneo dell'organismo biologico, vegetale, quindi la pianta, a qualche fonte di stimolo. Quindi può essere un tropismo positivo, un tropismo negativo. Che però si vede anche chiaramente negli animali, per esempio in molti invertebrati si osservano. Questo elemento, questo automatismo, se vogliamo, che è una risposta che sostanzialmente è fissa rispetto allo stimolo, lega quelle che sono le nostre funzioni biologiche vitali base e quelle degli animali con un altro regno, che è il regno vegetale. Quindi quando l'uomo osserva il regno vegetale, per la prima cosa che gli viene incontro non è il movimento, che pure i vegetali hanno, anche se ad un livello molto meno sviluppato che gli animali e l'uomo, e non è neanche l'elemento del sentimento, non da subito perlomeno. Vediamo poi quando emerge questo elemento sentimento nel vegetale. Quello che l'uomo vede nel vegetale è la forza, per esempio nell'albero, la radice per esempio, vede la stabilità, ma può vedere anche per esempio la sinuosità, l'essere flessuosi, come per esempio nei rampicanti. Vede una forma che si ripete, le foglie per esempio, o le parti del tronco, le parti dello steno. Vede in sostanza un elemento che ha delle parti uguali e delle parti che si differenziano. Questo elemento è l'elemento ritmico. E l'elemento ritmico è legato alla vita, tra cui anche questi istinti, questi tropismi. Questo elemento della vita è legato profondamente a un'altra caratteristica del vegetale, che è la capacità di trasformare un elemento mortifero, una molecola che di fatto sarebbe velenosa, in qualche cosa che invece è un nutrimento. Qui si sta parlando del segreto che esiste tra la respirazione cellulare degli animali e la fotosintesi dei vegetali. Sono due processi esattamente speculari. L'animale respira ossigeno e ingerisce glucosio, lo zucchero, per ricevere energia. Restituisce l'anidride carbonica e come scarto dei suoi processi biologici anche l'acqua, che comunque è presente anche nell'ambiente. La pianta, che pur può fare la respirazione cellulare e la fa quando non può fare la fotosintesi, ovvero quando è al buio, riceve la luce e attraverso la luce prende quello che è l'anidride carbonica, che è un veleno per gli esseri viventi che respirano l'aria, insieme all'acqua che trae dal terreno con le radici e produce zuccheri, il glucosio, e l'ossigeno. Gli animali e le piante tra loro è come se avessero una sorta di patto. E noi questo lo vediamo in un modo estremamente evidente, per esempio, negli insetti con le piante. Se muoiono determinati insetti, muoiono anche determinate piante, perché si sono coevoluti insieme. Cioè, sono dipendenti l'uno dalla vita dell'altra. Addirittura a livello, talvolta, delle forme. Ci sono delle piante che riproducono le forme animali di quelli che sono i loro insetti impollinatori, per esempio. Ci sono diverse orchidee che riproducono la forma di determinate specie di falene. Ma non solo. Ce ne sono tantissimi di esempi. L'esempio, per esempio, ci viene dalle api, che pur non avendo una specificità rispetto a una singola specie di pianta, quindi non essendo infeudata, come si dice da un punto di vista
zoologico, botanico, ad una specie particolare da fiore, però è in grado di far riprodurre tutta una serie, un complesso di specie vegetali. E qui vediamo un altro elemento, che l'ape del miele, essenzialmente, la stragrande maggioranza delle colonie di ape da miele non sono legate direttamente alla natura, ma sono legate all'ambiente che l'uomo gli crea per vivere. Quindi questa è una simbiosi tra il mondo umano, animale e vegetale. Quindi esiste un'intesa, esiste un segreto antico anche tra gli uomini, gli animali e le piante. Lo stato che spesso ne abbiamo della nostra natura dimostra che noi ci dimentichiamo di questo, che non siamo coscienti, quindi noi non abbiamo uno stato di coscienza che si attiva a riconoscere che l'animale e la pianta, e vediamo anche il mondo minerale, hanno una relazione diretta con l'essere umano. L'essere umano crea ambienti artificiali, come per esempio l'alveare necessario per le api. Ma crea ambienti artificiali anche per se stesso. E creando questi ambienti artificiali, creando sostanzialmente anche questi mezzi, per esempio, di locomozione artificiali, si slega sempre di più da quello che è l'elemento del movimento degli animali e da quello che è l'elemento della vita dei vegetali. Ovvero prende. Molte invenzioni sono idee prese dalla natura o già inventate dalla natura, le fa sue e si dimentica della natura. Ma questo è possibile fin tanto che le risorse lo permettono. La natura è abbondante, ma è anche finita. Il nostro non riconoscimento che la natura ha una sua identità, una sua finitezza e ha un suo essere come l'essere umano, ci fa entrare in un rapporto con lei che è un rapporto di distruzione. È un rapporto di schiavitù, se vogliamo, di sfruttamento senza un ritorno. Quello che gli umani, animali, vegetali hanno in comune tra loro è quel regno, sono quegli esseri che noi tendiamo a dimenticare di più in assoluto. Tant'è vero che non li consideriamo neanche vita, in un certo senso, che sono i minerali. Anche se c'è stata qualche teoria un po' balzana dal punto di vista positivista, che voleva che sostanzialmente alcune riproduzioni, per esempio delle cellule cristalline, della possibilità dei cristalli di replicarsi, fosse tutto sommato non tanto diversa da quella della riproduzione, per esempio, di alcuni organismi, che alcuni non chiamano neanche organismi, molto semplici, come i virus, per esempio, al di là dell'elemento del DNA, della replicazione del DNA. Ma le forme dei virus sono essenzialmente molto simili a forme cristalline. Sono forme cristalline proteiche, al posto che essere inorganiche. E alcuni hanno voluto trovare delle somiglianze con il modo in cui i cristalli si replicano e crescono. Ma in un certo senso questo processo è molto lento e normalmente avviene in ambienti che l'uomo non osserva direttamente, quindi avviene ad alte pressioni, alte temperature, questa formazione dei cristalli. Quindi in realtà quello che l'uomo percepisce del minerale, anche se magari tutto prima non gli sembra tale, è l'elemento base dell'esistenza, cioè che tutto quello che fondamentalmente è fatto intorno a noi, al di là del legno vero e proprio, la maggioranza di questo è preso da un elemento minerale. Noi pensiamo per esempio alle costruzioni.
cemento, per esempio, stesso, che è una sabbia, un passato trasformata, però rimane qualche cosa che a noi ci lega con la base di quella che è la nostra esistenza. Per esempio, noi ci reggiamo in piedi perché abbiamo un terreno sotto i piedi e noi lo diamo per scontato. Ma in realtà il terreno, così come i terreni su cui si coltiva, è come si presenta a noi il regno minerale, uno dei tantissimi modi. Addirittura le specie minerali che esistono in mineralogia hanno questa, diciamo, più una indefinizione in un certo senso, sono basate sugli elementi chimici che le compongono, ma la loro variabilità è tanto più grande di quanto noi possiamo osservare invece nelle specie vegetali, nelle specie animali, proprio perché la capacità di presentarsi del regno minerale è plastica, è continuamente in cambiamento a seconda dell'ambiente in cui noi lo osserviamo, della modalità con cui lo osserviamo e del modo in cui ci rapportiamo, con cui la lavoriamo. Il passo successivo, quindi abbiamo visto l'uomo con l'animale, quindi l'elemento dell'anima, del movimento, movimento interno, movimento esterno. L'uomo con gli animali, col vegetale, l'elemento ritmico, l'elemento della vita. L'uomo, gli animali e i vegetali con il minerale. Peraltro noi col cibo ingeriamo sali minerali e minerali che i vegetali estraggono dal terreno con le radici. Anche questo è un rapporto fondamentale. Nell'ambito della scienza dello spirito, il passo successivo è quello di riconoscere che l'uomo ha in se stesso non un solo stato di coscienza, ma ne ha almeno quattro di quelli più conosciuti. Ha uno stato di coscienza che lo mette in comunicazione, in modo lo assimila, diciamo, lo rassomiglia all'animale, uno che lo rassomiglia al vegetale e uno che lo rassomiglia al minerale. Quando l'essere umano è nello stato di veglia, possiede un elemento che gli animali, i vegetali, i minerali non hanno direttamente. Alcuni animali hanno, molto probabilmente, anzi sicuramente hanno un barlume di questo, i vegetali e i minerali e la maggioranza degli animali no. Questo elemento che differenzia l'umano come stato di coscienza dall'animale, dal vegetale e dal minerale è la possibilità, e qui ritorniamo all'inizio della conferenza, di scrivere una biografia. Ogni essere umano ha una vita che è assolutamente unica in se stessa, pur avendo delle caratteristiche simili a quella della vita di altri umani. Ci sono delle parti che sono simili agli umani, alcune parti sono simili ai vegetali della vita, le abbiamo viste prima, parte degli istinti, dell'aspirazione, del cibarsi, del movimento, ma c'è la capacità di scrivere una biografia unica. Questa capacità di scrivere una biografia unica nell'ambito della scienza dello spirito viene denominata come io, cioè la possibilità di chiamarsi io sono. Questo io sono, che comincia intorno ai 3 anni della vita dell'uomo, e normalmente avviene come una negazione, cioè io non sono quella cosa, quindi comincia una distanza rispetto al mondo, questa separazione dell'io, dal mondo, è anche il principio dell'identità biografica. Quindi normalmente comincia anche la capacità di imprimere delle memorie, che nella maggioranza dei casi
terminano entro il momento in cui si è detto questo sono io o questo non sono io. È difficile ricordare fino ai 3 anni, ma chi ci riesce intorno a quell'età può ricordare anche il momento in cui si è riconosciuto come un essere separato. Questa caratteristica che quindi gli animali, alcuni animali, quelli più vicini all'uomo, quindi i mammiferi per esempio, ma anche alcuni uccelli, sangue caldo, dimostrano che la capacità, per esempio, di riconoscersi come essere diverso da un altro e anche allo specchio, questa capacità che è così sviluppata in modo così portata alle estreme conseguenze nell'uomo, solo in luce in alcuni animali. Questa capacità dell'uomo è qualcosa di aggiuntivo rispetto all'essere dell'anima dell'animale, rispetto all'essere della vita del vegetale, rispetto all'essere esistenza fondante del minerale. E questo è quello che la scienza dello spirito chiama questa principio dello spirito, questa scintilla di spirito. È l'autocoscienza. L'animale è cosciente, è senziente, ma l'essere umano è autocosciente, oltre che senziente. E questa autocoscienza si lega a questa potentissima capacità che può diventare però anche un'arma che si rivolge verso lo stesso essere umano del pensiero. Mi hai detto prima che ci sono tanti pensieri che non sono portatori di vita, ma che sono portatori di morte. Di morte interiore. La vita degli animali, quando noi la descriviamo, la vita dei vegetali, noi possiamo generalmente descrivere tutta la vita di un animale, portandola poi a quella della sua specie. Quindi sostanzialmente se io descrivo la vita di una coppia di leoni in una certa parte dell'Africa, se sono della stessa specie di un'altra parte dell'Africa, saranno molto simili, sono identiche come biografie, tra virgolette. Non sono biografie, o perlomeno una biografia non a livello degli individui, ma a livello della specie. Possiamo vederlo in questo modo. Noi non possiamo scrivere una biografia dell'umanità, sì, possiamo farlo, ma più che altro è una storia, quindi è un insieme di biografie intrecciate di cui noi abbiamo una certa percezione o vogliamo dare un certo punto di vista. Nel caso degli animali e ancor più dei vegetali, noi possiamo descrivere il comportamento, la vita dell'intera specie, essendo abbastanza precisi. Sempre di più, perché sono descrizioni che, e osservazioni che tendono ad accumularsi nel corso del tempo. Un caso particolare sono quegli animali che vivono vicino all'uomo. Quando noi parliamo di animali domestici, è come se facessimo questo, un po' come il nostro salto tra la scienza naturale, la scienza dello spirito e la scienza goethiana in mezzo che fa da ponte. Gli animali domestici sono quegli animali che, nel bene o nel male, talvolta acquisiscono delle caratteristiche dell'essere umano. Tipico e non tanto fantascientifico è quando, per esempio, una persona sceglie un cane sulla base di una sua somiglianza subconscia e il cane comincia a rassomigliare in alcuni comportamenti che sono impercettibili al padrone. Questo scambio è come se l'essere umano prestasse una parte della sua autocoscienza, di quello che irradia dalla sua autocoscienza, all'essere dell'animale. E l'essere dell'animale lo assorbe, nel bene o nel male, chiaramente, perché ci sono chiaramente anche degli eccessi. Ci sono però, per esempio, dei cani che assorbono. O anche gatti, ma ci sono anche altri animali domestici, cavalli per esempio, che assumono dei comportamenti che normalmente, se fossero inselvatichiti o se fossero lasciati senza un rapporto
diretto con un essere umano, e spesso con un essere umano in particolare, non avrebbero mai sviluppato. Quindi ci sono storie, per esempio, di cani che hanno dimostrato particolari abilità nel riconoscere, per esempio, delle parole, nel ricordare, o hanno mostrato particolare attenzione, particolare coscienza allo stato del proprio padrone o di chi gli era intorno. Questo avviene solamente se c'è un rapporto di amore tra l'uomo e l'animale. Quando il rapporto tra l'uomo e l'animale è un rapporto di soggiogamento, l'animale ritrae, è come se retrocedesse nella sua evoluzione interiore. E in un certo senso, se noi ci pensiamo, è come se noi stessi, imponendo qualche cosa, facendo anche del male direttamente a un essere animale, l'uomo retrocedesse a uno stato precedente. C'è sempre questo gioco di riflessione con i nostri fratelli. Quindi, tornando agli stati di coscienza, noi possiamo dire che l'essere umano che ha questa autocoscienza possiede a un livello molto sviluppato la sua presenza nella coscienza di veglia. Noi adesso, nel momento in cui ci focalizziamo, concentriamo la nostra attenzione su qualche cosa, abbiamo, a meno che non abbiamo dei pensieri che ci stanno, diciamo, passando davanti, siamo sovrappensiero, noi ci risvegliamo all'autocoscienza. Non siamo così tutto il tempo, anzi, la maggioranza del tempo noi facciamo tutte delle cose, delle azioni che sono per lo più automatiche. Tant'è vero che a volte ci dimentichiamo di averle fatte. Lì l'autocoscienza, la coscienza di veglia non c'è. E quindi stiamo fondamentalmente siamo in uno stato che è simile a quello della maggioranza degli animali. Siamo in uno stato che noi potremmo dire, per esempio, quando ci sforziamo di ricordare qualche cosa che noi siamo abituati a fare e che a volte ci dimentichiamo se abbiamo fatto, per esempio gesti abituali, per esempio mettere le chiavi in un certo posto, chiudere la porta, aver chiuso il gas, tutte queste attività che si ripetono, in quel momento noi siamo in uno stato che è trasognato. Cioè noi non siamo nello stato completo di veglia e stiamo andando verso qualcosa di simile a quello che è il nostro stato di sogno. Quando avviene questo, e ce ne possiamo anche rendere conto, per una comparazione di quando effettivamente invece siamo concentrati e focalizzati, quando siamo presenti e autocoscienti, in quel momento noi siamo accomunati dallo stato di coscienza che ha la maggioranza degli animali, quello che dalla scienza dello spirito viene chiamato lo stato di sogno. Ovvero quando anche l'essere umano sogna, quindi vive in queste immagini interiori, è qualcosa che lo porta, lo rassomiglia all'animale. Quando noi togliamo anche l'elemento del sogno, noi abbiamo il sonno. Quante volte noi ci addormentiamo e pur avendo sognato, perché noi sogniamo sempre di notte, ci svegliamo senza ricordarci il sogno. Quello è lo stato di sonno senza sogni. E quello stato di sonno senza sogni è quello in cui avvengono tutte le attivazioni delle capacità di autoguarigione dell'organismo. Mentre nei sogni c'è un'integrazione, per esempio la psicoterapia, tutta quella che è, diciamo, la psicologia del profondo, che ha come fondamento uno dei pilastri, proprio lo studio e l'approfondimento, l'analisi dei sogni, è perché hanno una funzione terapeutica per che cosa? Per l'anima. Quello è il livello della terapia dell'anima. C'è una terapia più profonda, come terapia del corpo,
non è fatta di immagini, ma è fatta dell'elemento ritmico. È fatta di tutto quello che avviene nella fisiologia dell'organismo. E quelle capacità di autoguarigione, di terapia a livello fisiologico, si attivano solamente quando noi non abbiamo lo stato di sogno, ma abbiamo quello di sonno. Qualche cosa forse ci ricorda che la maggioranza, se non quasi la totalità, delle molecole attive a livello terapeutico, a livello quindi di cura medica, sono tratte o sono copie sintetiche di molecole estratte dal regno vegetale, che vive nello stato di sonno senza sogni. E quindi l'uomo, quando è in sonno senza sogno, è come se fosse nello stato vegetativo, che peraltro può permanere anche. Quello che chiamiamo nel VARE con un'etichetta su quale dentro ci sono tutta una serie di gradualità e di possibilità, di varianti del coma. Quando l'uomo è completamente privato di qualsiasi reazione, di qualsiasi reazione rispetto a stimoli esterni, sostanzialmente non c'è attività, quindi non c'è il riflesso di un'attività interiore che possa essere visto dal punto di vista neurologico, in quel momento noi raggiungiamo l'ultimo stato di coscienza che è possibile per l'essere umano, che è uno stato di trance, è uno stato in cui assolutamente, quindi è il coma più profondo, direi. Questo ci accomuna con l'ultimo dei regni, il regno minerale. Ed è per questo che, non avendo reazioni il regno minerale, così come un uomo in uno stato di coma profondo, non lo considera neanche vita, non lo percepisce come vita. Noi sappiamo che l'uomo nel stato di coma profondo ha una vita, semplicemente perché noi sappiamo per differenza come non è attualmente. Cioè abbiamo questa esperienza precedente, questa memoria di quella persona e di altre, ovviamente, che vivono in quello stato. E prima vivevano in un altro modo. Ma noi non abbiamo mai visto un minerale muoversi che non sia stato spinto, per esempio, da un agente atmosferico. Questo è l'atteggiamento che ha lo scienziato spirituale, quindi colui che ha una formazione come scienza dello spirito, nei confronti dei regni della natura. Cioè, quando io, essere umano, voglio risvegliarmi nell'autocoscienza rispetto al regno animale, al regno vegetale, al regno minerale, io sono chiamato a riconoscere che esistono tanto delle somiglianze quanto delle differenze. E come queste effettivamente si manifestano. Quindi di conseguenza anche qual è il nostro atteggiamento interiore verso il minerale, il vegetale e l'animale. Oggi, per esempio, oltre alla pet therapy, esiste anche una gardening therapy, cioè, soprattutto nei paesi anglosassoni, si fa un'orticoltura o giardinaggio a scopo terapeutico. E si è visto, per esempio, che stimola determinate funzioni fisiologiche, il famoso pollice verde. Quindi agisce proprio su questo elemento della vita. Quindi qualche cosa che noi possiamo osservare, dedicando abbastanza tempo, direttamente, senza grosse difficoltà. Così come, per esempio,
pratiche artistiche, arte terapia, nel quale ci mettono a contatto, quindi a proprio contatto, quindi il tatto è un elemento fondamentale in questo caso, con diverse materie con le quali noi possiamo creare un'opera d'arte. E lì entriamo nell'elemento minerale. Quindi vi sarà anche, abbiamo detto che esistono dei pensieri, esiste la pet therapy, la gardening therapy, l'arte terapia, esisterà anche una terapia del pensiero. Questa terapia del pensiero, se vogliamo, da un certo punto di vista, ne abbiamo parlato dall'inizio di questa conferenza fino ad adesso, cioè il nostro modo di rapportarci rispetto al mondo. Questo cambio di pensiero, questo diverso modo di pensare, ci risveglia e guarisce, rivivifica il nostro pensiero. Quando man mano noi ci approcciamo attraverso la scienza dello spirito, per esempio ai regni della natura, il nostro flusso di pensiero comincia a cambiare. E la prima cosa che avviene, cambiando il flusso di pensiero, la prima cosa che ci accorgiamo è che quello che noi chiamiamo ansia, da un lato, è il suo polo opposto alla depressione, quindi un eccesso di attività o un difetto di attività, che sono strettamente legati alla salute del nostro pensiero, vanno a convergere in un punto di equilibrio. E questo si nota nella respirazione. L'effetto di una riorganizzazione del pensare, del pensiero, è la ritmizzazione del pensiero e dunque del respiro. Se vogliamo essere poetici, possiamo dire che un più ampio respiro, come questa visione, per esempio, dell'evoluzione, che non comprende solo l'evoluzione fisica, ma anche l'evoluzione della coscienza, ci permette un più ampio respiro da un punto di vista del pensiero. Come ricordava Fernando prima, uno dei fondamenti del centro spirito, che è la scoperta, direi fondamentale, dell'epistemologia scientifico-spirituale, è che non ci sono limiti alla conoscenza. Certo, la conoscenza assumerà vocabolari e idee, immagini diverse di volta in volta in cui si presenterà nel corso della storia, ma fondamentalmente i limiti della conoscenza sono limiti della coscienza. E se la coscienza può sviluppare degli organi tali da ampliarsi, allora non ci sono neanche limiti nella conoscenza. Questo modo di ripensare tutto il nostro rapporto con la natura è qualcosa che non è solo presente nella scienza dello spirito. Esiste anche in talune concezioni scientifiche che man mano nel corso della storia sono diventate sempre più accettate. Io spesso faccio questo esempio. Nell'ambito della biologia evoluzionistica, la cosiddetta sintesi moderna, quindi stiamo parlando di quello che è un certo approccio all'evoluzione, che privilegia e unisce l'approccio darwiniano quindi quello della selezione naturale con la genetica, ha dato origine a una visione della natura che poi diventa il cosiddetto riduzionismo genico, che la natura fondamentalmente, tutti gli esseri della natura sono semplicemente dei veicoli per la replicazione dei geni che competono tra di loro per portare avanti la propria stirpe a scapito di tutti gli altri. Quindi in questa lotta generale
È come se cercassero un incastro, sono come pezzi di un puzzle che cercano di incastrarsi per replicare il proprio pezzo del puzzle. Quindi sono delle macchine, fondamentalmente. Dei veicoli, dei geni. Come se i geni fossero dei piccoli guidatori di questi veicoli. Negli anni 90, sulla base di studi di geologia, ma anche contemporaneamente di microbiologia, una grande scienziata, Lynn Margulis, una donna, notate che fino a quel momento tutta la scienza, in particolare in questo caso la scienza evoluzionistica, era stata fatta da uomini, arriva una donna e dice: voi vi siete dimenticati di guardare dall'altra parte della lotta. Quando questo elemento di lotta e di competizione arriva al suo estremo, così come abbiamo visto nella scienza naturale, che arrivando all'estremo del suo ragionamento a un certo punto arriva ad un abisso, ma si ripresenta dall'altra parte col superamento di se stesso, come scienza dello spirito, così quella che noi concepiamo come competizione, lotta per l'esistenza, quando raggiunge il suo apice, scompare e ricompare dall'altro lato come cooperazione, cioè la simbiosi. Quello che Margulis ha fatto è aver dimostrato, per esempio, la cellula eucariota, quindi la cellula degli organismi vegetali e animali, che possiede gli organelli e fanno fotosintesi e respirazione cellulare vegetali, sono la respirazione cellulare degli animali. Ha dimostrato che gli organelli che sono presenti entro la cellula eucariota sono in realtà delle antiche cellule che precedentemente erano libere, ovvero delle cellule che hanno inglobato delle altre cellule, ma non sono state distrutte, non sono state ingerite e trasformate, assimilate, hanno iniziato a convivere tra loro. Iniziando a convivere tra loro, hanno formato un'unità di ordine superiore. Quindi da una cellula senza nucleo, da una cellula procariote, sono trasformate in una cellula eucariote, che ha permesso l'evoluzione di una complessità maggiore. Non esistono organismi pluricellulari procarioti, cioè con cellule senza nucleo. Tutti gli organismi pluricellulari sono eucarioti. E quindi il ragionamento della Margulis è: non guardiamo solo una fase, che è una fase di opposizione di questo processo evolutivo, noi guardiamo anche una fase che va oltre. E la fase che sta oltre è l'unione. Quest'unione che dà origine a un ordine superiore, Lynn Margulis a livello cellulare la estenderà progressivamente, quindi crea una sorta di impianto che è una teoria scientifica, al contempo arriva ad essere un'impostazione filosofica, diventerà la teoria di Gaia, cioè che gli organismi viventi tra loro, così come la respirazione e la fotosintesi sono tra loro speculari uno all'altro, e quindi in realtà vegetali e animali sono tra loro uniti, seppure sì, l'animale preda il vegetale, mangia il vegetale, e a volte anche alcuni vegetali mangiano certi animali, pensiamo alle piante carnivore. Ma detto questo, esiste un'unità di livello superiore, per cui i vegetali e gli animali, nel modo in cui si comportano, nel modo in cui vivono, rafforzano le possibilità di sopravvivenza uno dell'altro. Ed è qui che abbiamo la simbiosi, la coevoluzione, per esempio, delle api, o di altri insetti, di altri animali, che sono legati al mondo vegetale. Quindi, se noi andiamo a livello di diverse specie che collaborano tra loro, che creano le condizioni reciproche per coesistere, per esistere, per sopravvivere, quello che accade è che insiemi di specie tra loro, cioè ecosistemi nel loro complesso, faranno in modo col loro funzionamento, quindi con i loro equilibri ecologici,
di permettere la sopravvivenza dello stesso ecosistema e di altri ecosistemi che a questo sono collegati. E quindi gli ecosistemi sono degli esseri. E quindi, nel suo insieme, la Terra è concepibile come un essere vivente. La differenza, questa è Gaia, l'antica dea della Terra, per i greci, ma è il concetto in sé che la scienza naturale, pur partendo dal basso, quindi pur partendo dall'elemento di osservazione esclusivamente fisica, quando riesce a superare i limiti di coscienza, Damarco scrittura dice: la vostra è stata una scienza maschilista, perché voleva vedere per forza che tutti lottano contro uno contro l'altro, e anche di una certa cultura occidentale. Ma se noi mettiamo anche un elemento invece di morbidezza, un elemento di amore, di collegamento, la competizione diventa una possibilità di incontro, diventa una possibilità di unione. Quindi la Terra nel suo insieme, come organismo vivente, cercherà sempre di preservare non solo la sua esistenza, ma l'esistenza degli organismi che ne permettono l'esistenza in quello stato, pur cambiando nel flusso del tempo. E di conseguenza l'ecologia non è più una mera questione di uno scambio del ciclo della materia, del flusso dell'energia, ma è la fisiologia di un organismo vivente di livello superiore. Un superorganismo, così come l'alveare è un superorganismo, perché di fatto è solo la regina poi che porta avanti la riproduzione, ma tutti gli altri hanno un ruolo che permette quella riproduzione. Questo è il ribaltamento di quell'idea del riduzionismo genico, per il quale i geni sono coloro che governano dei meri veicoli. È l'esatto ribaltamento, l'esatto opposto. La differenza rispetto a un approccio scientifico-spirituale, che pure c'è, è che la scienza naturale parte dall'osservazione di fatti fisici e quindi di conseguenza parte da degli effetti di fatto, da delle conseguenze. Ma se è un'osservazione delle conseguenze, è un'osservazione che ha in sé un pensiero che cerca, si prefigge o comunque lotta per raggiungere una certa oggettività, raggiungerà delle conclusioni dal basso che vanno verso l'alto, così come la scienza dello spirito parte dall'alto, quindi dagli stati di coscienza, e raggiunge qualche cosa che sta più in basso. Nel momento in cui la scienza naturale si eleva e la scienza dello spirito manda, invia una sua propaggine verso il basso, i due, la scienza naturale e la scienza dello spirito, si toccano. E questa è la forza di un Goethe. È un uomo che con i suoi sforzi cerca di elevare l'osservazione scientifica della natura, ma che non dimentica che esiste lo stato di coscienza dell'uomo e degli esseri della natura. Anzi, se io tolgo, ricordiamoci, se io tolgo l'elemento umano, l'osservatore, io non saprò mai quello che è della natura, posso scoprire solo entro l'osservatore. Questo, tutto questo rapporto che noi abbiamo con la natura, questo rapporto purtroppo malsano della natura, questo nostro pensare malsano alla natura porta a uno squilibrio. Uno squilibrio che noi oggi vediamo manifestarsi nella natura in tante forme, nel fatto che non ha più un ritmo essenzialmente. Per esempio, pensiamo alla scomparsa o allo sconvolgimento delle stagioni.
Riguardo a questo vi vorrei leggere una citazione di Steiner. Questa citazione risale al 1911, per la precisione del 6 marzo. La Terra è un vero organismo vivente, un vero essere vivente. Quando si immagina l'essere umano come una creatura vivente, si può pensare al suo sangue con i suoi corpuscoli rossi e bianchi. Questi possono svilupparsi solo entro l'organismo umano e quindi essere ciò che sono. Ciò che questi corpuscoli del sangue rosso e bianco sono per il singolo essere umano è ciò che noi esseri umani siamo per l'intero organismo della Terra. Certo, noi apparteniamo a questo organismo terrestre. Facciamo parte dell'intero essere vivente che è la Terra e ci consideriamo correttamente solo quando affermiamo: come singoli individui non siamo nulla. Siamo completi solo quando pensiamo di entrare nel corpo della Terra, del cui corpo percepiamo solo lo scheletro, il guscio minerale, finché non riconosciamo anche i membri spirituali di questo organismo terrestre. Quando si verifica un processo di infezione dell'organismo umano, l'intero organismo viene pervaso dalla febbre, dalla malattia. Se lo traduciamo in termini applicabili all'interno dell'organismo terrestre, all'intero organismo terrestre, possiamo dire ciò che l'occultismo sostiene è vero. Quando qualcosa di immorale viene compiuto in qualsiasi parte della Terra, questo equivale allo stesso evento per l'intero organismo terrestre, di un ascesso sul corpo umano, il quale rende malato l'intero organismo. Se viene sottratto qualcosa alla Terra, il risultato è che l'intera Terra sviluppa una sorta di febbre. Tutto ciò non è inteso in senso semplicemente metaforico. Ciò è pienamente fondato. L'intero organismo della Terra soffre di tutto ciò che è immorale e come individui non possiamo fare nulla di immorale senza influenzare l'intera Terra. È davvero un pensiero semplice, ma le persone hanno difficoltà a comprenderlo. Ma si lasci che quelle persone che non vogliono crederci semplicemente aspettino. Proviamo a imprimere questi pensieri nella nostra cultura. Proviamo con questi pensieri a fare appello al cuore umano e alla coscienza umana. Ogni volta che le persone in qualsiasi luogo agiscono in senso immorale, le loro azioni sono una specie di febbre infetta per l'intera Terra e fanno ammalare l'organismo terrestre. E l'esperienza dimostra che tremendi impulsi morali sono presenti in tale conoscenza. Questo è stato scritto, ripeto, il 6 marzo 1911. Il significato della ricerca spirituale per l'azione morale. Credo che ricordi qualche cosa che noi viviamo molto, molto da vicino, ma che spesso non accettiamo. Il fatto che l'uomo, con le sue azioni, influenza l'intera Terra. E noi siamo responsabili dell'evoluzione sulla Terra, che ci piaccia o non ci piaccia. E a coloro a cui non piace quest'idea, che noi siamo responsabili dell'evoluzione degli animali, dei minerali, dei vegetali, degli ecosistemi, dell'intera Terra, allora a cui non piace questa idea vorrebbero che la Terra avesse risorse infinite, per esempio. Vorrebbero che la Terra potesse essere sfruttata in tutti i modi. Vorrebbero astrarre l'idea che la Terra sia effettivamente vivente. Questa è un'idea rivoluzionaria quando noi effettivamente la facciamo nostra. Che in quel momento, quando noi realizziamo coscientemente, anzi nell'autocoscienza, che quando noi ci rapportiamo alla Terra, la Terra reagisce a noi e la Terra si dona a noi,
in quel momento l'uomo ritorna a far parte della terra, ritorna ad essere responsabile della terra. L'uomo entra in un rapporto autocosciente con l'essere della terra, che essendo un pianeta ha uno stato di coscienza, potremmo dire, molto, molto superiore a quello di un singolo essere umano. Questo ci stanno arrivando, per esempio, diversi ecologi, botanici, che stanno studiando, per esempio, come le radici delle piante, tra loro, di specie diverse, comunichino, come se fossero una rete neurale. Stanno scoprendo che le piante hanno dei sensi, che prima non si sapeva neanche l'esistenza, sono semplicemente dei sensi, semplicemente per modo di dire, anzi dovremmo dimenticarlo questo avverbio, hanno dei sensi basati su meccanismi che non sono quelli nervosi degli esseri animali e umani. E comunicano tra loro, e addirittura possono emettere degli ultrasuoni. Questa che è una frangia della scienza, qualcosa che sta accadendo adesso, ma che le conoscenze antiche, conoscenze che non sono state acquisite nello stesso modo in cui adesso riscopriamo questi aspetti, ma sono state acquisite tramite l'osservazione della natura e tramite la meditazione ancora di più dell'essere della natura, e quindi stati di coscienza superiori a quello della veglia, quindi sono stati indagati dai saggi, dagli iniziati dell'antichità. Lo stanno riscoprendo ora con delle strumentazioni e dei metodi di osservazione che prima non erano disponibili, ma erano arrivati già a questa conoscenza. Questa conoscenza esisteva già. Steiner dirà: tutto quello che la scienza dello spirito afferma non è mai in contrasto con la scienza naturale e i suoi dati e descrizioni. La scienza naturale, quando arriverà a superare se stessa nel limite che si autoimpone, nei limiti della conoscenza, confermerà quello che la scienza dello spirito afferma e quello che nell'antichità, in altri modi, con altre parole, è sempre stato conosciuto come patrimonio di conoscenza dell'umanità. E questo è qualche cosa che dovremmo cominciare ad indagare, dovremmo cominciare ad interessarci. Ormai ci sono anche tanti scienziati che, per esempio, si interessano di spiritualità, perché ormai abbiamo superato questo stadio positivista che in qualche modo vedeva la spiritualità come un'ingenua superstizione. Quando noi non crediamo che esista qualche cosa, uno stato di coscienza, per esempio, superiore, quello di veglia, per esempio, noi automaticamente ci impediamo di indagare quello stato di coscienza. E altre persone che ripetono questa sorta di anti-mantra, questo mantra che limita la coscienza, anche loro non lo scopriranno. E invece noi dobbiamo sempre, pur mantenendo saldamente i piedi per terra, indagare quali sono altri stati di coscienza possibili, altri modi di conoscere la realtà. E attraverso questi fecondare quelle che sono anche le scienze naturali, per esempio. Questo è uno degli obiettivi della scienza dello spirito, per esempio. Vorrei concludere questa conferenza con una poesia di un poeta tedesco, Christian Morgenstern, che fu molto vicino a Steiner, un discepolo di Steiner. Ed è non solo una poesia, è anche un mantra,
ed è anche un augurio per tutti noi e per il nostro rapporto con Gaia, con la Terra. Io ti ringrazio, pietra muta, e mi chino innanzi a te. A te devo la mia esistenza come pianta. Io vi ringrazio, suolo e fiori, mi avete aiutato a divenire come animale, e mi piego davanti a voi e mi inchino davanti a voi. Io vi ringrazio, pietra, erba e animale. Voi tutti mi avete condotto a me stesso. Noi ti ringraziamo, essere umano, e ci adagiamo devoti innanzi a te, perché noi esistiamo in quanto esisti tu. Dalla divina unità e divina molteplicità si rende ancora grazie, e nel ringraziamento si intreccia tutta l'esistenza. Grazie. Ora, se ci sono delle domande, volentieri. Sì, una domanda. Certo. A livello di interazione, leggevo nella presentazione della conferenza anche la possibilità di prevedere a livello superiore a Gaia, cioè a livello planetario, ma anche cosmico, i livelli di coscienza superiori, come erano considerati nella rappresentazione? Un accenno, se possibile, in quest'ottica di super essere, immagino. Allora, diciamo che questa conferenza ha cambiato luogo e contesto diverse volte, quindi si è trasformata. Di conseguenza ho deciso di cambiarla sostanzialmente al 90% adesso, cioè nel momento stesso in cui l'ho fatta. Quindi la conferenza che avrei portato, che è anche tra l'altro il programma, diciamo, di massima elencato sulla mia pagina Facebook e sull'evento, era qualcosa che aveva a che fare con la spiritualità antroposofica. E quindi sì, va in quella direzione, va nella direzione degli stati di coscienza superiori che ho solo accennato qua. E anche dell'evoluzione antica, quindi precedente a quella che è l'indagine della scienza naturale. Ma siccome appena, diciamo, sono entrato in questa scuola, c'era un bellissimo graffito di Einstein, un altro di Vitale, di Montalcini, ho deciso di partire dalla scienza naturale. E quindi in modo che chi ha una formazione della scienza naturale può arrivare a questo ponte, questa, se vogliamo, fenomenologia, che permette di connettere la scienza naturale e la scienza dello spirito. Quindi ho fatto il passo che la scienza dello spirito fa quando si avvicina alle scienze naturali. Ecco, quindi questa è l'operazione, diciamo, è il movimento dietro a questo cambio di conferenza. È stato utilizzato anche un linguaggio che tutti possono comprendere, diciamo, spero. Nel senso che non sono stati utilizzati termini che provengono specificatamente in questo senso dall'antroposofia, ecco. Ma non perché così diventa una possibilità di ringraziamento del tutto, che tutti possiamo intessere in questa molteplicità e unità. Grazie. Ciao. Mi chiedevo, no? Sì. Cioè, fondamentalmente quello del messaggio era: rispettiamo la Terra come corpo nostro,
no? Riconosciamolo come corpo, rispettiamolo, lo stiamo distruggendo, no? Non avendone proprio rispetto, cioè cercando proprio di andare a consumare tutto. Non avendone coscienza. Perché il rispetto deriva dalla coscienza e quindi dalla conoscenza. Questo in generale, se io per esempio non conosco l'altro, posso permettermi di non rispettarlo, perché io ho un limite di coscienza, quindi non lo percepisco proprio. Mi chiedo, no? Mi sono fatta spesso questa domanda, e se ci fosse una conoscenza tanto più grande che sapesse già che noi in un certo senso apparentemente stiamo distruggendo, ma come se questa distruzione che stiamo dicendo al pianeta fosse già stato preventivato, cioè fa parte di un processo continuo in cui non possiamo davvero illuderci di tornare indietro, una sorta di distruzione che però non è mai distruzione, ma è sempre metamorfosi, metamorfosi su metamorfosi, che poi diventa quella lotta dei geni che quasi sgomitano, no? Per dire, alla fine chi rimarrà, i sopravvissuti chi saranno? Siamo sempre sopravvissuti di una generazione di prima. C'è un distinguo di solo. Un altro momento. Quindi sì, e sono d'accordo con te, ma c'è un distinguo solo, che noi abbiamo letto nella citazione di Steiner. Se la distruzione avviene in modo morale o immorale. Quando la distruzione avviene in modo immorale, quello che avviene nella distruzione è diverso da quello che sarebbe avvenuto se la distruzione fosse stata morale. Immorale o ignorante? L'ignoranza porta anche all'immoralità. Però credo che i popoli antichi non erano ignoranti, nel senso che avevano quella che le ha detto, no, quella sorta di pensiero con il mondo naturale, non dettato dagli studi, dalla scienza, ma da una simbiosi dell'essere umano che viveva in simbiosi con la natura e quindi la percepiva, no, senza averne studiato e sperimentato. Razionalmente, non razionalmente. Però c'era anche chi si è comportato in malo modo ai tempi, 3.000 anni fa, certo, facendo del male, quel male di cui la terra risente, no? Come lei ha detto, quindi quei gesti immorali, quali possono essere stati, non so, efferati di istruzione in massa, cioè in un certo senso ci siamo evoluti, in un altro senso siamo involuti adesso. Sì. Cioè adesso apparentemente ci rispettiamo, ma non rispettiamo quegli elementi che sono la terra, il mondo minerale, il mondo vegetale. Sembra quasi che non possiamo fare tutto insieme. Non possiamo fare tutto insieme perché la nostra coscienza è limitata. La terra, sembra quasi che possiamo fare una cosa per volta ancora, no? Noi non possiamo, diciamo che noi facendo come facciamo oggi, arriveremo certamente un limite, ma non è, come dicevo prima, non è la cosa, perché il limite arriverà comunque, ma è il come ci si arriva che è la differenza. È come dire, la differenza per comprendere il processo è come dire: mangio una torta di mele fatta con amore da mia nonna, mangio una torta di mele fatta da una macchina industriale. È una torta di mele, sì, ma sono due torte di mele completamente diverse. Però a volte l'amore può stare nel gesto di chi ci porge la torta di mele. Certo, ma lì c'è la mamma che lavora, non ha fatto la torta, certamente, ma la porge con un tale amore che comunque trasmette amore. Ma viene aggiunto un elemento, che è un elemento morale, che è l'elemento umano che ti porta la torta. E allora lì sì che la torta, in questo caso è un esempio di semplificazione, la torta artificiale diventa umanizzata. Cioè viene infusa dell'elemento dello spirito dell'uomo. È il come, non è il cosa. Quindi anche nel cosa e nel come questo cosa è stato prodotto esiste un altro come, e questo è l'essere umano, il miracolo dell'essere umano è che può infondere nelle cose un nuovo come. Questo nuovo come è il significato che viene dato. Vedo, non lo so, forse sbaglio, ci vedo comunque una speranza in questa distruzione veramente
non si può essere ciechi a non vedere che veramente si sta distruggendo. Si può, e invece è possibile anche questo. Però poi non so se siamo consolati, ma ci vedo la speranza proprio nel fatto che finora l'uomo, a quanto pare, in qualche modo è riuscito sempre a sopravvivere, a superarsi e a ricominciare da dove ha lasciato. Sì, molti film, no? Raccolgono questo pensiero, molti film che magari sono un po' estremi, però esattamente un altro aspetto che io posso portare, per esempio, in riferimento sempre alla scienza, dal punto di vista della scienza dello spirito, nel momento in cui viene distrutto qualche cosa del mondo, per esempio animale, vegetale o minerale, senza che questo sia passato attraverso una trasformazione per mezzo del contatto con l'uomo, e quindi questa trasformazione trattasi del permettere all'essere anche di vivere e trasformarsi per sufficiente tempo, quando noi distruggiamo qualche cosa che nella natura è morto, è distrutto, estinto, così come è nato, noi quella cosa l'abbiamo persa per sempre. E quella cosa non è una cosa che abbiamo perso fuori, è una cosa che abbiamo perso dentro. Cioè, noi, se estinguiamo una specie di animale, così, perché noi non ce ne curiamo, quella parte dell'anima dell'uomo che è nell'animale scomparirà. E noi l'abbiamo persa. Noi avremo delle possibilità di recuperarla, ma non sto parlando di possibilità attuali. Anche di qualificazione. E questo è un altro modo in cui vedere il come. Se l'uomo distruggerà la Terra e andrà a terraformare Marte, l'uomo non è più uomo, perché l'uomo, il nome uomo, deriva da uma, che è lo stesso termine di humus. L'uomo è tutt'uno con l'essere della Terra, così come lo sono, in questo senso, gli animali, vegetali e minerali. Se l'uomo va su Marte, vive su Marte, non è più l'uomo che tu conosci oggi. Non sarà la prima generazione, non sarà la seconda, non sarà la terza, ma la millesima generazione, la centomilionesima generazione, l'uomo come lo conosciamo oggi, con la sua possibilità di creazione, di infusione del significato delle cose, non sarà più lì. Ma lei personalmente cosa pensa di altre forme di vita su altri pianeti che possono essere forme di vita extraterrestre? Esistono? Sono meno dell'uomo? Sono più evolute dell'uomo? Noi dobbiamo pensare che tutto l'universo... Non pensiamo che esistano. Noi dobbiamo pensare che se vogliamo espandere, nel senso che veniva ricordato la signora prima, nel nostro stato di coscienza, noi dobbiamo pensare che tutto l'universo in sostanza è un organismo vivente. Ok? Quindi l'organismo vivente è scalabile, è qualcosa che ha una sua vita e anche altri sistemi solari l'avranno. Come questa vita è tutto un altro discorso. In che stato è? Se è uno stato fisico come lo riconosciamo noi o se è uno stato invece sovrasensibile? Questo è un altro discorso. Noi dobbiamo tenere in considerazione che maggiore lo stato di coscienza, più il corpo che serve per contenere come veicolo quello stato di coscienza ha una sua dimensione di complessità. Quindi, dicevo prima, la Terra in se stessa, con la sua capacità di coordinare tutti quelli che sono gli esseri viventi, il complesso dei milioni di miliardi di specie viventi che esistono sulla Terra, ha una capacità superiore a quella nostra attuale. È superiore a quella di qualsiasi computer che è stato inventato fino ad oggi. Quindi anche il nostro concetto di che cos'è la vita forse è limitato. Ci sono altre domande? Ce ne sono due. Ma più che altro volevo rendere interattiva questa conferenza, visto che la domanda poi corrisponde risposta, quindi molte volte non si giunge a nulla. Io penso che la conferenza molto molto interessante, però è stata tenuta molto sul piano orizzontale, molto probabilmente volutamente da questo punto di vista. Si è parlato che ovviamente qualsiasi
entità, essere, come abbiamo analizzato tutti gli aspetti di ciò che ci ricorda, abbiamo parlato del mondo animale, abbiamo parlato dell'essere umano, del mondo vegetale, che comunque non sta di loro. E molto probabilmente è stato messo volontariamente come si fa a comunicare, perché molto probabilmente ad un essere umano sembrerà strano poter comunicare con un animale piuttosto che con una, ancora peggio, con il mondo minerale piuttosto che con il mondo vegetale, perché noi siamo mediati dai sensi, siamo abituati ad essere abbastanza animaleschi e quindi percepire con i nostri cinque sensi. Bisognerebbe anche introdurre che gli umani non comunicano e non recepiscono solo ed esclusivamente con i cinque sensi, ma andremo ancora. E questa è scienza. Allora, una piccola veramente apertura di teoria quantistica, andremo già a spiegare in maniera scientifica ciò che è il comportamento dell'essere umano, delle relazioni nei confronti degli altri esseri umani, ma nei confronti di qualsiasi realtà terrestre e anche oltre il terrestre. La signora mi ha aperto un attimo un vicino, no? Dice, una distruzione che ti porta a qualcosa di buono. Mi pare di aver sentito qualcosa del genere delle iniziazioni antiche, morte e rinascita, ma una morte e rinascita diversa, morte al vecchio per rinascere al nuovo, ma un nuovo positivo. Anche quando abbiamo parlato di pensiero, il pensiero deve essere anche formalizzato e identificato in maniera come stendere effettivamente lo concepito e come le scienze tradizionali spirituali lo intendono. Non è da solamente la concezione e concepire un'idea, attenzione, quando uno pensa, diceva, penso che più tardi andrò al lavoro, penso, quindi sono delle forme pensiero, ma Steiner parlava di un pensiero che va oltre, è il pensiero forte, quello che ha la possibilità di modificare qualche cosa, e di cosa? Tutta la realtà che ci circonda, visibile o non visibile, qui abbiamo parlato solamente dei mondi sensibili, ma ci sono anche dei mondi ultrasensibili che, anche se non sono visti e non vengono percepiti con i normali sensi, esistono. E quindi mi taccio, volevo solamente... Sì, ma infatti è stato cambiato, diciamo, va più nella direzione ricordata prima del programma originale. Io non sono un fisico, non sono un fisico quantista, non ne so nulla, diciamo, ne so veramente poco per poterne parlare, e io parlo di ciò di cui conosco. Io sono uno scienziato, nel senso naturale, un naturalista, sono un paleontologo, quindi posso parlare con cognizione di quello che conosco. Conosco la scienza dello spirito e posso unire la scienza naturale, nel mio senso, nel senso della biologia evoluzionistica, della paleontologia, con quello che è la scienza dello spirito. Quindi, in realtà, non avrei potuto portare quel contenuto in quel modo. Quindi questo è il modo in cui biograficamente mi ha concesso portare questo contenuto. Per il resto, chiaramente, assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda diciamo, il pensiero forte, comunque sia il pensiero creatore, e quindi tutto quello che è il pensare puro, il pensare vivente, eccetera, eccetera, di cui Steiner ci parla. Questo chiaramente è accennato nel fatto che esistono forme di pensiero vive, forme di pensiero morte, stati di coscienza più ordinari, stati di coscienza sovrasensibili. C'era un'ultima domanda? Sì, avevo notato che in alcuni discorsi, contro questo argomento, questi discorsi si possono legare molto anche ai discorsi della psicologia dell'uomo. Mm-hmm. Per esempio, il fatto dello spirito a livello dell'anima, anche degli animali, delle piante, dei minerali, che potrebbe essere comunque simile a quello che definiva Freud con l'ess, ovvero diciamo la parte più naturale dell'uomo, istintiva. Più istintiva, appunto. Sì. Quindi, ma Steiner ha avuto anche è stato ispirato magari dalla psicologia o dai primi psicologi e psichiatri. Conosceva molto bene Freud, la dottrina di Freud, così anche l'inizio di quella di Jung,
perché era appena cominciava, quindi aveva conoscenza della teoria psicoanalitica freudiana, ma la sua partenza è come epistemologo, cioè l'epistemologo è quel filosofo che studia i limiti della conoscenza, questo come sua attività di filosofo, e le ha studiati proprio attraverso gli scritti di Goethe, gli scritti scientifici di Goethe, quindi lui sviluppa la sua teoria dei limiti della conoscenza o dei non limiti della conoscenza nel caso di Steiner, studiando Goethe. Quindi quello che, quando lui afferma qualche cosa nei riguardi anche delle altre scienze, lo fa andando a vedere dove è stato eventualmente superato un limite precedente che esisteva precedentemente e dove invece esiste ancora un limite che è da superare. Per esempio nel caso della, diciamo di Freud, della psicanalisi, ebbe a dire che sì, c'è del vero, ma il problema è che viene annullato o viene tralasciato completamente questo elemento spirituale. Quindi esiste un S, esiste un ego, esiste un superego, quindi esiste un condizionamento sociale, ne esiste uno biologico, e in mezzo è come se ci fosse questo elemento che vuole mediare tra i due, ma fondamentalmente almeno nella teoria freudiana, ma poi in quella junghiana invece comparirà questo, non c'è un elemento che si autodetermina per mezzo dell'autocoscienza. È come se fosse quasi un prodotto di queste due forze che sorge in modo spontaneo e anche a volte non voluto. Quindi di conseguenza, quando Steiner parla di altre discipline, come per esempio la psicologia, lo fa sempre tenendo in considerazione i limiti della conoscenza e quindi gli stati di coscienza che sono collegati a quei limiti o al superamento degli stessi.